Con l'avvento di ebook, tablet e cellulari, la lettura, specie in età scolare, tende a essere sempre meno costante. La buona abitudine di un tempo di alcuni genitori e nonni di leggere favole prima di andare a dormire a figli e nipoti è ormai una pratica purtroppo obsoleta. Ed ecco allora che la scrittrice e terapeuta Anna Maria De Gaetano ha deciso di inventarsi Bartolomeo, di professione elefantino delle favole, che nel libro Assieme racconta avventure e filastrocche. Bartolomeo è un personaggio di fantasia che contribuisce a facilitare il primo vero distacco madre-bambino al momento dell'inserimento al nido. L'idea di questo libro è nata intanto per creare una memoria storica del servizio di asilo nido e poi per evidenziare l'importanza della narrazione. Narrazione ad oggi quasi completamente sostituita dall'utilizzo di tablet, di telefonini, di PlayStation. Noi abbiamo potuto verificare durante l'esperienza del servizio la dimensione quasi magica che si crea tra chi narra attento all'intonazione vocale, alla mimica e chi ascolta. È una bellissima esperienza e il motivo sostanziale del libro è proprio quello di evidenziare l'importanza della narrazione. Il volume è stato presentato presso il terzo circolo didattico Plesso Platani, diretto da Annalisa Marinelli. La narrazione nella scuola dell'infanzia è un valore aggiunto importantissimo, ancora di più nel caso del nido, perché chiaramente il nido rappresenta il segmento ancora più basso, no, educativo, al quale si sta dando grande valore. La sua esperienza oggi può dire che i genitori leggono come un tempo le favole ai propri figli o è una pratica che è andata oramai dismessa? Guardi, penso che davvero il tempo che si dedica ai figli e ai bambini in genere è un tempo non sufficiente. Il volume è stato pubblicato dalla casa editrice Gnasso Editore. La lettura delle favole è molto importante per i bambini perché comunque è uno strumento educativo che aiuta ad amplificare le proprie emozioni e i propri sentimenti.